grande difficoltà in un mondo in cui abbiamo troppa informazione è riuscire a dare a chi è veramente interessato un'informazione approfondita di alta qualità e a tutti gli altri qualcosa di sufficientemente interessante da spingere ad approfondire. Quindi ai primi bisogna dare dati, analisi e, come dire, cose molto sofisticate, e agli altri prevalentemente storie o concetti semplici che possono poi spingere ad approfondire. I giornali hanno poche risorse, sempre meno, e hanno giornalisti che spesso faticano a uscire dalla redazione. Quindi quello che serve moltissimo è ciò che arriva dal territorio, in termini sia di storie, di problemi, di risposte. E veniamo da una fase come quella del Covid, dove non c'era una storia nazionale, ma ce n'erano tantissime. E adesso sarà la stessa cosa nella fase di ripresa o nella fase di contraccolpi della guerra. Servono informazioni dal territorio e servono analisi dal cosiddetto paese reale, perché noi che facciamo i giornali viviamo nel mondo della politica, nel mondo delle istituzioni, che spesso è molto separato. Sì, la CNA è ben posizionata perché ha il doppio livello tra nazionale e locale, può portare il dibattito nazionale sul territorio e portare le storie e le istanze del territorio a livello nazionale. Intermedi, sia che si occupa di un giornale, sia che si occupa di rappresentare una categoria, devono essere responsabilizzati per essere più affidabili e anche per offrire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo. Il ruolo è quello di proteggere la democrazia facendola andare verso il futuro, non riportandola a uno stato embrionale o addirittura distruggendola in nome di un'idea antisistema. L'elemento forte dei corpi intermedi è quello oggi di essere consapevoli di questa sfida, la sfida dell'associarsi, la sfida dello stare insieme, la sfida dell'essere parte di un mondo che può pesare se è più forte, se è più grande, se sceglie di essere in una dimensione eccessivamente piccola, questo può portare naturalmente a essere più vulnerabili. Questo non significa che essere piccoli significa essere brutto, ma significa che essere consapevoli che tanti piccoli insieme possono essere forti se riescono a essere ben associati e ben integrati, non in lotta tra di loro, perché la concorrenza è inevitabile, ma per affrontare le sfide del futuro meglio presentarsi da giganti commerciali, associativi, politici, piuttosto che rinchiudersi nelle proprie microidentità. Radicamento sul territorio è assolutamente il cuore dell'efficienza, della fortuna, delle capacità di CNA, e in questo senso è davvero strettamente collegato a un giornale come La Nazione, che è un giornale di territorio. Perché è importante? Perché è solo il radicamento che permette, lato CNA sul fronte imprenditoriale, lato Nazione ovviamente sul fronte dei lettori, che permette, dicevo, di cogliere, di capire davvero profondamente fino in fondo, senza quel distacco che a volte hanno per quel che riguarda la carta stampata e media, le esigenze reali delle realtà produttive ed economiche di quei singoli e specifici territori. È vero che il nostro è un mondo, è un'economia molto globalizzata, ma c'è una globalizzazione che ha una linfa e una capacità di esistere e di resistere strettamente legata alle peculiarità dei territori, in un paese come l'Italia in maniera ovviamente, inevitabilmente molto molto forte. L'informazione è ancora una garanzia anche per il mondo imprenditoriale di una qualità data dal fatto che l'informazione è la parte terza, è la parte terza che sta in mezzo tra l'impresa e l'opinione pubblica, tra l'imprenditore e l'acquirente. Quando la crisi è così radicale, l'agenda setting di un'associazione come CNA, ma ripeto, l'agenda setting di tutti i corpi intermedi sta un po' nelle parole che Charles Foster Kane, mi spiace citare sempre i giornali, diceva, o meglio, Orson Welles ha messo in bocca a Charles Foster Kane in Quarto Potere nel 41, cioè l'onestà nel fare quello che si fa e la consapevolezza che si sta difendendo i diritti di cittadini e di esseri umani, delle persone che si è scelto di rappresentare. Se noi partiamo da questi due capisaldi, cioè l'onestà intellettuale nel fare il proprio mestiere e la consapevolezza di difendere i diritti di qualcuno, io penso che queste siano le due basi da ripartire, al netto di tutto quello che è il contesto tecnologico, il contesto infrastrutturale entro cui ci si muove.